Ragazzi, qui è tutto pronto per stasera, ore 19:30. Vi aspetto qui a Caorle per lo show cookie, per il mio show cookie e per la festa della 500. Qua si sfideranno ben 8 ristoranti su questi tavoli. Poi entro la mia postazione, dove appunto farò un primo piatto. E qua ci saranno anche naturalmente il programma della 500. Ben Marco Polo, sono Paolo Calamuro, chef dell'albergo. Questo piatto è un tagliolino al profumo di cedro con ragù di capasanta e una zucchina primo fiore. Prego dall'albergo Marco Polo. Marco Polo, questo è spesso di Marco Polo, è fatto con soligo con prosecco e aperitivo airone, un'aggiunta di zenzero e la schiuma di lime. Ok, perfetto, grazie mille. Specialità Marco Polo. Benvenuti, chef del ristorante Amici Miei. Ok. Nome del piatto, il calamaretto delicato. Adesso servo prima le signore. Il calamaretto nostrano, gentilmente offerto dai pescatori. E il piatto comprende una crema di finocchio delicata, calamaretto adagiato sopra, riduzione del suo stesso nero, condita con un po' di piccante e poi passata e frullata un attimino per farla montare. Un po' di fiori eduli a colorare il piatto e gli agretti, cioè la barba del frate, a dare il tocco d'amaro. Come cocktail abbiamo fatto un cocktail semplice, un prosecco bello pieno di ghiaccio, quindi bello fresco, con una bella spremuta di lime e menta che va a recuperare un pizzico di lime che c'è sul calamaretto. Grazie. Grazie mille. Non ho capito. Un assemblaggio estivo Marco Lemmini per il postaccio. Ripeto, quindi abbiamo un piatto tipicamente estivo, un assemblaggio che può fungere da antipasto, ma anche perché non da pasto completo, in quanto è terribilmente sostanzioso. Abbiamo una burrata pugliese, sovrapposta dalle alici del Cantabrico, distribuite dalla ditta sponsor di Caorle, che è di Pescaori, e il tutto legato da un ristretto di attenzione frutto esotico, un passion fruit che va ad amalgamare, a porci di mezzo tra la forza della burrata, la potenza del salato e via. In abbinamento? All'interno del passion fruit invece c'è una versione ridotta, una riduzione, una spuma della burrata per ridurre l'intensità, così uno può giocare, allora, voglio un boccone più intenso, mi mangio la burrata con l'acciuga. Ma sentiamo anche qualcosa di più leggero, eccoci qua con la spuma che è un po' caduta. Vediamo con l'aperitivo il postaccio, formula segreta, non posso nominarla, un passato di frutti, c'è in mezzo un frutto esotico, non posso citarlo, completato da una fragola della pesca fresca, prosecco di soligo e un goccio di gin. Grazie. Il postaccio, tutto questo tu hai. Bene, ora siamo qua a Gusto della 500, Umberto delle Notte e Daniele. Benissimo, i nostri piatti presentati questa sera. Abbiamo tra terra e mare una contaminazione con i calamari cacciarioi di Caorle dati dal nostro grande sponsor Pescaori, fatti leggermente scottati sulla padella, serviti con quello che è il prodotto della terra, quindi la crema di piselli, un tortino di patate, dei germogli di piselli e il tartufo nero estivo scorzone, con una croccante di pane alla curcuma a conclusione e un filo d'olio d'oliva. In abbinamento abbiamo fatto un classico cocktail Rossini rivisitato con una carica in più, cioè con una botta di mule, vodka e zenzero, quindi un Rossini mule, vodka e zenzero. Grazie. Chef dell'hotel. Complimenti, perché questa è bellissima. Nicola Speretta, chef dell'hotel Garden Sea nella spiaggia di Levante a Caorle. Posso presentarvi il piatto che è capasanta nella rete. Come verdura di stagione abbiamo abbinato un asparago verde col quale abbiamo fatto appunto questa rete, mentre come frutto abbiamo deciso di utilizzare la ciliegia che dà sia dolcezza che una punta di acidità al piatto. Benvenuto, un applauso, voglio dire ragazzi, non sta arrivando alla fine. Fatto con un filage di asparagi ci troverete una burro di alle alici fatto da noi, dell'olio affumicato e una brunoise di asparagi
e questo crema di mandorle, fiori e di salvia, tutto perfettamente edibile. In abbinamento cocktail, come ci finisce il barcato? Lo abbiamo nominato in sì, praticamente una crema de cassis, un decimo con 9 decimi di spumante di peccato della Campina Scala. È un spumante speciale. Grazie. Sono Davide Massimiliano, ristorante Antica Tintoria. Perché qui si parte da una tintoria perché ha preso nome, è tintoria dei reti da pesca, e c'è una storia dentro. E poi spiegherai il ristorante poi. Di pescatore. Allora, ex ciclista. Chef da 50 giorni. Sì, prima facciamo reti da pesca. Novello, vabbè. No, presenti il piatto e il cocktail. Intanto presentiamo il piatto. Allora qui abbiamo un riso orientale. Sì. Qui abbiamo del couscous con una salsa, un agro dolce. Qui abbiamo fatto un arancino, l'ho diviso per farlo assaggiare. Però poi da qui. Bene. Prego, nome e cocktail. Buonasera, il cocktail si chiama Giro di Boa. Sì. Ed è a base di prosecco rosé, gelsomino essenza di rose, passion fruit o maracujá, e poi c'è un ribaltamento di quella mezza boa che dà il nome al cocktail, okay, che serve a diffondere ciò che c'è all'interno, bello spizzo, influenzando il prosecco con un sapore diverso. Adesso questo invece è pesce un fluido con maracujá. Sta bellissimo questo quadro, guarda, la visione è un quadro bellissimo. Senti una cosa, il dritto invece ha un colore particolare, del tuo che l'hai fatto tu? Adesso c'è il prossimo passaggio, richiede un po' di abilità. Buono. Provo a farlo senza occhiali. Buono, chef, buonissimo. Lo chef Tiziano Pichese passa la linea invece al nostro meraviglioso. Ah, va messo all'interno del bicchiere. Si chiama Giro di Boa. Giro di Boa perché deve fare da fare. Deve girarsi. Così. Va bene. Quindi siamo sull'esotico, sul cocktail prima con Mojito Rosé. Questo qua è un Mojito. Mojito Rosé. Ok, Mojito Rosé. Sempre con Morgana, che ci hanno dato il vino. Sì. E siamo su una crema di piselli con la verdura della stagione. Allora io non posso dire chips di riso, capasanta a fumé e poi abbiamo anche la ciliegia affumicata leggermente. Michele Tiziano, chef ristorante Enrico. Eden. Ah, quindi ha un nome, la controgiuria Enrico e il suo padre. Alici innamorate. Alici innamorate. Perché è un piatto che ho dedicato a mia moglie. Appare. Vuoi diventare chef? Vuoi diventare chef? Infatti che sono delle alici marinate che vanno sotto, hanno una base di cappuccio viola marinato anche questo. Alici marinate vengono messe con pomodoro confitto. Della mozzarella di bufala, tu comincia col controgiuria, soprattutto quando i piatti della giuria pesto di rucola, che visto sopra c'è la cipolla di Tropea sempre marinata, è un sciroppo di rucola, poi del control, il sciroppo di rucola control e dei prosciutti che ci hanno dato così. E ci ha messo un pomodorino che va a contrastare un po' i colori di tutto il piatto. Ottimo.